Visita del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio stamani a Pistoia alla centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario che viene attivata dalla Protezione Civile durante le emergenze sanitarie. Curcio ha visitato i locali della struttura ed ha incontrato il personale accompagnato dal presidente della regione Eugenio Giani e dagli assessori regionali alla salute e alla Protezione Civile Simone Bezzini e Monia Monni. Noi siamo un paese che fa fatica ad accettare che su alcune situazioni esprimiamo l'eccellenza, no? Invece dobbiamo, come dire, rendere atto che alcune cose che noi facciamo sono dei punti di riferimento non solo per il paese, per l'Europa, ma anche a livello mondiale. Questo è uno di quegli esempi, perché l'integrazione tra le diverse sanità regionali, le richieste che provengono, la mobilitazione del sistema sanitario in coordinamento col sistema di protezione civile è un sistema che da altre parti stenta ad esserci. Nel periodo della pandemia ci siamo trovati alle due realtà che la regione gestisce, la protezione civile e la componente contrasto all'emergenza sanitaria, che si sono fortemente integrate, e da questa sorta di matrimonio in nome del fronteggiare quello che era l'emergenza maggiore del paese, ecco che risorse della protezione civile ne hanno fatto un centro di eccellenza, per cui ad esempio da qui da Pistoia con la si portavano e si coordinavano le ambulanze con il grande lavoro del volontariato a portare il paziente in terapia intensiva addirittura a Roma, a Milano o fuori regione, a Monaco, a Francoforte, nel momento in cui tutto questo veniva richiesto da un lavoro che sull'emergenza proprio questo settore della protezione civile integrava perfettamente le esigenze del sistema sanitario.